Una corretta detersione è senza dubbio la base su cui costruire la salute della nostra cute. È il primo gesto per contribuire in maniera concreta al mantenimento dell'equilibrio della pelle del viso e del corpo. La corretta detersione, infatti, è il primo gesto di idratazione. Ma come possiamo assicurarci di farlo nella maniera corretta? Per mantenere una pelle ben idratata è preferibile evitare bagni troppo caldi e prolungati e utilizzare prodotti delicati che detergano per affinità e non per contrasto. Esistono infatti due modalità principali attraverso le quali è possibile detergere la cute. La detersione per contrasto è basata sull'uso di tensioattivi che solubilizzano i grassi e lo sporco nell'acqua. Questo tipo di detersione è sicuramente la più diffusa, in particolare per detergere ampie superfici del corpo e i capelli. Si tratta di detergenti che formano una grande quantità di schiuma ricca di aria e spesso questi prodotti sono anche molto profumati. Ma attenzione, questo tipo di formulazioni cosmetiche possono risultare aggressive nei confronti della pelle, in quanto sono in grado di rimuovere anche il suo film idrolipidico. La seconda modalità di detersione è quella per affinità. Si basa sul concetto del simile scioglie il simile e utilizza particolari lipidi che catturano lo sporco presente sulla pelle, senza però intaccare il film idrolipidico. Questa modalità di detersione è più adatta alle pelli sensibili, poiché è maggiormente delicata e rispettosa dell'equilibrio cutaneo. Questi detergenti, che sono da preferire, sono riconoscibili dal tipo di schiuma, che risulta meno abbondante, cremosa e compatta. Normalmente, questo tipo di prodotti ha anche delle profumazioni meno intense. Ecco perché è meglio preferire formule pensate per rispettare la struttura della pelle e la sua funzione di scudo, arricchite con ingredienti naturali che abbiano efficacia protettiva. Spesso quando si parla di detersione ci viene in mente quella del viso, ma è importante ricordarsi di detergere adeguatamente e idratare non solo la pelle del viso, ma anche quella di tutto il corpo. Regola fondamentale dopo la detersione a risciacquo, dopo ogni doccia o bagno, è l'utilizzo di un buon latte corpo con ingredienti idratanti e nutrienti come l'acido ialuronico, oli e burri vegetali, ceramidi e acidi grassi, che contribuiscono a mantenere integra e funzionale la struttura della pelle. Da non trascurare le mani, che spesso presentano una pelle secca, screpolata. Questo avviene perché sono particolarmente esposte al freddo, al vento, all'acqua, specialmente per chi per lavoro deve lavarsele spesso. Per proteggere e mantenere sana la pelle delle mani, è bene non utilizzare dei saponi aggressivi ed applicare con frequenza una crema idratante e nutriente durante l'arco della giornata. Ti aspettiamo in farmacia per consigliarti la detersione e l'idratazione più adatta alla tua pelle.